amici, siamo qua con Maxime Prodam. Complimenti, dopo il pareggio con la Garca si è tornata la vittoria contro il serbo Gianci. Cosa ci puoi dire? Ciao Lorenzo, sempre piacere parlare con te. Dopo un pari che avevo, che stavo senza il mano destro, che è fatto male le prime due settimane, adesso sto troppo bene, carico, cambiato preparatore atletico, sto benissimo, ho cominciato a lavorare piano, sciolto, poi alla fine alzavo il ritmo e alla fine è andato come sempre per capo, terzo round. Infatti abbiamo visto che già dalla prima ripresa si è partito molto bene, poi gradualmente si è salito di livello, alla fine però sono dalla terza. Quindi qual è stato questo, il segreto di questa vittoria? Si è cominciato a muoversi il tronco, non prendere colpi, occhio sempre, distanza, perché adesso vogliamo cambiare un po' il livello, vogliamo stare un po' su, non sempre battere con la forza. Quindi diciamo che il pareggio con la Garca di maggio ti ha lasciato un po' capire questi due errori, cioè che muovi il tronco, come dicevi. Certo, anche domani facciamo il rematch. Perfetto. E invece, guardando uno sguardo al futuro, ci sarà un titolo italiano in palio nei prossimi incontri? Io titolo italiano non posso fare, non sono italiano, sono con cittadinanza ucraina. Qualche altro titolo? Intercontinentale solo per piacere, Unione Europea. Ma mio obiettivo. Speri di farlo nei prossimi incontri, vedrò qualche titolo. Certo. Va bene, perfetto. Allora noi ti facciamo in bocca al lupo e ci vediamo presto. Crepi, grazie. Ragazzi, un saluto a Lorenzo Padini. Sempre Viet, i Pirlo Juagrone, Priet Lorenzo.